Quindi in questo mulino fino a quando ci siete stati? Fino a quando sono là. E cosa ricordate di quei giorni, di quell'ottobre del 51? Che cose belle e brutte, certo, cose certo. Di paura. Voi eravate lì al mulino? No, ero paese. Ma già paese, sposata? Era già sposata. I miei genitori erano indiani e pensate che c'è un miracolo i fuoiano. Perché Aiomare non era spostata, era Cina ma non era spostata. Perché il mulino era alto rispetto alla prima, quindi si sentivano tranquilli. Faceva collina, eravamo da casa, a pochi metri, quanti erano, ma era collina. Mio padre dice, un tempo è brutto, ci diceva. Volete che andiamo a casa della Roma, di tua zia che aveva i suoi sorori sposati lì. E i miei sorori erano figlioli ancora, dicevano, no, andiamo. E io dice che guardavo il tempo, avevo con il signore, lo spingevo, diceva, tende. Ci sarzatevi, pigliatevi le robe celle vecchi, occupatevi, perché non avevamo manco l'ombrelle. Che pioviva? Pioviva, sì. Ci sa quando andiamo di tua zia a casa della Nuova. Pioveva da tanti giorni? Sì, da un altro giorno, fu. Da domenica mattina e mercoledì fu alluvione, a notte. Poi convincì a partire. Partendo avevamo chiesto che ti guardava l'animale, non voleva. Cioè, no, mi stai uccai, come venne in roba. No? Come venne in roba a questo tempo? Ci sei mio padre, cammina, non andiamo noi, venne tu. E partire a sentire. E sentire veramente, dice mio padre, quando eravamo al paese, ancora era giorno. Dice, andiamo in tendetto oceano, mentre vediamo gente che arriva in roba. No? E se ne dico, la mattina mi fate salzare, vai a vedere l'apri e vai a andare a casa. Immaginate per voi. È andato a vedere? Andate a vedere come fece il giorno, se ne dico, vedi da fuori, l'acqua aveva ceduto. E pensate che con gli altri umani, che stasera si è levato tutti i muri, ha tutta la casa, si è levato tutti i bestie, una fuiina vacca. Fuiina mi fate arrivare dalla collina che mangiava. Una si salvava. Quante erano? Una sola, erano 178. Crapnuglia. Ah, e avevate anche quante? Ne aveva cervantine, crape pure poche, non aveva massaggio. E quindi l'acqua è entrata in casa? A casa si salvava. C'aveva la dote delle vostre sorelle? Tutte, da spartimmo quando mi sposavo. Ah già, giusto. Mia mamma partì specialmente per tre, ne via. Si levava come erano i casci quando uscite. Sì, sì. I casci tieni, si levava come erano tieni, ti hanno chiuso con la chiave. E dice che per capire c'era una cascia per avere chiamare la verde. Ma cose troppo brutte. Ma meno male che non ci fu la morte. Paese morirono tre. Sia ad Africa che a Casalnuovo. Sì, a Casalnuovo quanto morirono? Sei. Ma dopo tre. Quindi grazie a questa intuizione, a parte di vostro padre, vi siete salvati. Sì. Buongiorno signora, grazie per averci accolto a casa sua. La signora Maria Nocera. Nocera. Che però mi diceva il cognome originariamente Enno. Nucera. Certo.
E che classe, di che anno è, se posso chiederlo? Quando nascì? Ah, 32. Nel 1932. E dove è nata? A Lucca. A Danto Molino proprio. Sì. E come era composta la sua famiglia, la famiglia di suo marito? Marito, moglie e quattro figli. Quattro figlie femmine? Sì. E vivevate nel mulino, gestiva il mulino suo padre? Sì. Che si chiamava di? Un mulino? Un mulino di Luca. Sì, tutto Luca già si chiamava. Allora. Immaginava il mulino. Ah, sì. Ma lavorava il mulino tutto l'anno? No, d'inverno, perché l'acqua, il mare era sempre calata e l'acqua ne potevamo pigliare. Si levava il condotto che facevano. A vasca. Si levava il mare perché avrava acqua. Ah, era potente. Sì, in d'inverno non lavoravamo. Ah, quindi ogni anno poi rifaceva un'altra volta un lutto, una mascia. Ma che lavorava? Solo grano oppure anche altro? Lavoravamo da tutto, facciamo grano, facciamo panicolo, facciamo fagioli, facciamo per tutto un inverno roba che mangiavamo, quello che coltivavamo. Facciamo tutto. Ma un mulino che moliva? Ah, un mulino immaginava il panicolo e il grano. Sì, tutte queste cose immaginava. Se altre cose no, perché non immaginavano altro. L'orzo, che chiamavano l'orzo. Ma immaginava pure l'orzo? Sì. Quindi era utilizzato, diciamo. Signora, quindi come gli altri mulini c'era una saitta, una turri. Sì, un tuo mulino. Come una torre, sì. Ma e quindi poi l'acqua faceva girare una macina o due? Una macina sola. Sì. E lavoravate di notte? Sì, notte, giorno, sempre. No, dico, l'acqua avevate sempre disponibilità? Una giornata no. Avevano un giorno stabilito a settimana, beveranno tutti i contadini là che avevano la terra, che avevano fagioli, patate, tutto ci andavano. E nella giornata mi sa che era un'ora l'uno l'acqua. Ah. Ed era l'acqua che veniva dal mulino. Quindi due giorni per voi era vacanza? Sì, andavamo. Quindi un giorno non si lavorava per un giorno? Sì, un giorno non si lavorava al mulino. Ma poi pure a notte, tutte le notte. Che non sapeva venire, portavano un grano, monsegliavano già, ognuno usa un sacco, le sacchette. Ma quasi ci immaginava a notte, a mattina venire si pigliavano la farina. Poi il giorno? Il giorno venivano, si pigliavano. Ma il mulino forniva, lavorava più per chi di Afrogo o di Casalnuovo? Più Casalnuovo. Più Casalnuovo, sì, perché era più vicino? Sì. Ma era la stessa distanza, però c'era il mare, andavano a passare il mare che c'era d'Africa. Invece questi Casalnuovo non passavano. Noi stavamo da parte di Casalnuovo che non c'era il mare era parte d'Africa. Ho capito. Sì. Ma come era l'accordo, diciamo, nel macinare un grano, sì, il mulino, vostro padre, si tratteneva una parte? Sì. C'era misura stabilita. Le cecchine si andava a pigliare tanto, avevano i misurini. Sopra le cecchine si pigliavano un misurino piccolo, se erano 20 kg un misurino più grande. Ah, c'erano proprio i contenitori, i misuri stabiliti. Come portavano un grano? Avevano un mulo? No, la testa. Ma via c'è uno che ne avevano un somarello, ma raro. Non tanto, raro, sì. A Corona. Sì. E quindi partecipavate voi e le vostre sorelle a lavoravo, diciamo? Sì, mie sorelle erano più piccole e domolino non lavoravano, ma io lavoravo a domolino. E poi pure la campagna? Sì. E mi dite, allevavate pure il baco da seta? Sì. Fecero anni e anni di miei nonni, fecero tutto il baco da seta, avevamo una casa grande, gli altri si levavano il mare.
che aveva tutta tutte le cose che tenevano un bacco da seta, chiamavano i cannezzi. Ecco, sì. E poi l'ultima volta che facciamo, andò 45, 40, andò 46 mi sembra, e lavorava pure io. Ci aiutava mio padre per me, mentre mangiano. Sapete quanto mangiavano? Il bacco mangiava, sì. Cogliamo tutte le foglie da cerzo. L'avevo da vicino, l'albero? Sì, il cerzo, sì, l'albero l'avevamo attorno a casa. E ne avevamo, ma tagliamo fino a che era picciolo. Ma poi quando cresceva, che era pronto, si chiude, ci mettiamo sani, i ramicelli sani e si mangiavano le foglie. E poi la seta, venivano ad acquistarla oppure voi la vendivi? No, calavamo a Brancaleone. Ah, calavamo a Brancaleone. Sì, sì, tutto gli ubacco, poi cogliamo, andavamo, attaccavamo di un lenzuolo, di una tovaglia di tavola, bello, non mi si stringe, si scaccia, un bozzolo che era bello grosso. Ed era duro puro. E poi cogliamo e ci levavamo a Brancaleone e vendiamo. Ma e quindi seta non ne avete mai filato? Non facete qualche camicia, qualcosa? No, non ne filiamo mai. Vostra famiglia, vostro padre, di dove era originario? I suoi genitori erano di Corio. Di Corio? Suo padre. Di Corio di Rocudi? Sì. Era mio padre una sciglia, nella campagna di Lucca, nel giardino dove la casa, stavano sempre lì. E quindi ha sempre gestito il mulino? Sì. No, in prima non gestiva io, gestiva altri. Poi veniamo crescendo con altri figli e aiutavamo da porto giardino, beveravamo, zappavamo, facevamo tutte cose. E così si pigliava pure un mulino. Ah. Perché eravamo una famiglia sei cristiani e andavamo pure a una persona che ne guardava in male, che avevamo i vacchi, ne avevamo crape, ne avevamo tutti i malucci, teniamo tutto. Che tenevo da? Eravamo sette persone, sì. Che tenevate là gli animali oppure li mandavate a pascolare? No, pascolavano i giorni, pascolavano. Poi andavamo a persone di servizio che ti guardavano. E poi c'era tutto, facevo prima. Certo. Sì. E quindi la famiglia poi era di Africo e di Casalnuovo, poi i parenti, dove ce l'avevate? I parenti avevamo due, fra solo mio padre aveva sposato a Casalnuovo e due ad Africo. E voi nel... nei rapporti, diciamo, per acquistare merce, dove vi rivolgevate? Verso Brancaleone o verso Bova? Verso la Marina oppure verso... Pure a Bova, andiamo più a Bova. Sì. A Bova andiamo pure, cattavamo pasta, cattavamo roba da mangiare. Ne veniva più vicino a Bova, a Brancaleone era più lontano. E allora, se mi dite, signora, per andare a Bova ci andavate per rifornirvi di merce, di roba da genere alimentare? Sì, genere alimentare, roba da mangiare, sì. E che strada facevate? Io dove passavo? Io non chianavo. I piedi in peso. I piedi in peso, poi i campi. Sopra i campi passavamo, i campi scendiamo, come la strada che venite ora. Le tracce fecero, allungare quando fanno i curve, però non calavamo dritti. Certo. Trovavamo gli strategeni, le strategie piccoline, passavamo e diamo a piedi. E poi portavate tutto addosso o io qualche... No, tutto sopra la testa. Ah, certo, quattro figli femmine, ognuna qualcosa portava. Mentre invece se dovevate andare verso la Marina andavate verso Brancaleone. Gli amica, il coso dopo da Grame, Scresà, Monticello, Bruzzano e poi il Brancaleone. Ma Brancaleone chiudiamo quando facevano la fiera a San Pietro, il 29 e 28 di giugno. Dovevo cattare pure altre comitate da casa, già c'era tutto da fiera. Per la dote magari? Sì.
Ma poi segnare, l'ultima anno avevano segnato pure a portare ad Africa, segnare se erano c'è un negozio, quindi avevano pure. Avevano cognato me che se ne era armato in un negozio pure di stoffa e compravamo gli ante degli Giuseppe. Ad Africa? Ad Africa, sì. Lo costurere? O no? No, non era costruire. Ah, solo la stoffa vendeva? Sì, vendeva stoffa, vendeva genere alimentare, si armai tutto. Ah, nemmeno. E fino a che morì, lo saluta a noi, lavora a capo, poi andiamo qua. Era cognato il mio marito, se ne va a Sosoro. Ma era forestiere, era da Puglia. Ma sempre fare, fece lavorare sempre. Sì. Ah, andavamo, almeno volevamo una, cattavamo un po' di stoffa, pur pentota, portava tela, delle bianche, facevamo lenzuola, portava tutto. E poi non avevamo tante ferie, casi. Tutto cattavano dopo gli si mettono, non viaggiavano a pelle. Certo. Ma per caso tesselate, aiuto, telaio? Sì, sì, sì. E che cosa? Che tessevate? Siamo ginestre, coverti. Ma di che cosa? Di vino, ginestra? Cosa da ginestra. Ginestra? Facciamo chi la da ginestra. Mio padre coltivava pure lino e faceva mille lenzuola, ancora in daio. Sì. Mia mamma, mio padre lo manganigliava, chiamava manganeglio. Sì. E lo faceva, cacciava la fibra fina fina, scotolata tutta con gli occhi. Questo era ginestra, stiamo parlando. Una ginestra, la ginestra la facevamo da chiamare. Stava a moglie. Invece che si andava a moglie, pure questo lì voleva andare a moglie. E poi mia mamma lo filava fino fino, che se vedete non conoscete che siamo noi, che lenzuola. Lo faceva fino 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 qua, a filare, a trama. Sì, facciamo tutto, cioè, mi coverti lana, coverti ginestra, lavoravo mai ginestra pure. Ma che gli si davano pure pentotta, perché se mentre andò le tutti i